Lo vedi questo foglietto bello candido? Sì. Sai cosa sono? I pronostici. Pornostici! Ah, oggi sono pornostici. Pornostici oggi Sasha Gay versus Rocco Siffredi. Sasha. Vediamo chi vince. Ah, vabbè, Ok. proprio così, ammazza Ti cose. piace? Sì, a me piace, però non penso che sia Se non romper cazzo! argomento. Europa League, pronostici sono 8 partite, le pronostichiamo tutte, vi consigliamo a sto giro di giocarle tutte perché abbiamo fatto un pronostico abbastanza, noi ce le giocheremo tutte. Questa sarà proprio la nostra schedina ufficiale. Andiamo con la sigla. Vai! Ma Roma vincerà? Vai! Vai. Vabbè. Ok? Sì, va bene, va Va bene. bene? Sì, C'è il perfetto. quarto segreto di Fatima. Il quarto, Il quarto. addirittura. Il quarto. Allora, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti voi. Bene, siamo tornati con questo nuovo video. Ti dico una cosa. Oggi non ho seguito a mettere, diciamo, le partite come il tuo bookmaker, quindi sono sfasato. Le Le troviamo senza troviamo. problemi. Partiamo da Rostov Manchester United. Manchester. Ecco, prima che la trova. Prima che la trovo, infatti. Eccola qua. Rostov a 4,70, pareggio a 3,35, Manchester United 1,74, Ragazzi, ragazzi. non fatevi ingannare dal 4 e 70. dal 4 e 70 perché il Rostov in casa ha fatto male o comunque ha fatto gol veramente a chiunque. Sì. Motivo per cui noi, anziché andare a mettere un segno, annacci un pelagà con i problemi con le cose, abbiamo deciso per un segna squadra casa. Quindi il Rostov deve fare almeno un gol. Ne basta uno, Ne ragazzi basta. miei. Ma la quota del 4 e passa ci fa capire che la quota del gol casa su qualsiasi bookmaker la giocherete verrà data veramente a tanto. È Io direi molto molto almeno a alta. 2, 1,70, 1,90, anche 2. Sì. Inutile rischiare il 2 secco dello United, ragazzi miei, perché potrebbe anche non avvenire. Perché il Manchester è capace di fare 5 gol, è capace di non farne manco uno. Sì, diciamo che comunque sta in forma ultimamente lo Per United, carità, sta però in forma, però il Rostov devi andare sempre a giocare arrosto. Arrosto, Arrosto, sì, va bene? esatto. Ok? Sì. Copenaghen No, Copenaghen Ajax. senza la S, Ma che cazzo? Avevo attenzione. detto che erano pornostici, scusa, Beh, sì, se c'ha non è ragione. Copenaghen, vai. Copenaghen a 2,35, pareggio a 3, Ajax a 3. Allora, ti dico una verità. Una verità proprio La assoluta. verità. Secondo me l'Ajax è superiore nonostante le quote. Non me ne vogliono i tifosi del Copenaghen, ma tanto, ma chi cazzo ci sta a seguire il Copenaghen? Non penso proprio Penso nessuno. nessuno. Io credo che l'Ajax potrebbe far qualcosina in più, però sinceramente, a mettere in segno una squadra come il Copenaghen, che in casa comunque trascinata dai tifosi, se può inventare qualsiasi cosa, mi sembra un'eresia bestemmiante. Sì, Dici tu quello esatto. che abbiamo deciso? Un gol trasferta, ragazzi. Quindi Ecco. segnerà almeno un gol l'Ajax. Secondo noi sarà così anche perché, insomma, il 2 viene dato a 3. Il 2 viene dato a 3. Ragazzi miei, penso che almeno 1,50 il segna squadra trasfer. Come cazzo sto a Ma parlarci, forse, ma forse Cristo no, mio! 1,50 è pure poco, secondo me. Cioè, Non lo almeno so. 1,60. Quello è a discrezione dei bookmaker. Io ho visto sul nostro e sinceramente veniva data 1,57. Però potrebbe anche essere dato a di più. Detto questo, andiamo ad Apoel Under Chess. Sotto i Yes. cessi, sì. Apoel a 2,60, pareggio 3,05, Anderlecht a 2,05. Che bello, ci hai Scusami, messo. no, 2,55. Ah, Ho ci hai letto male. messo l'H tipo scatarrella. Va bene così? Ti Anderlecht. sei svegliato col catarro? Sì. Azio, Sì. prenditi un bel fluidificante. Allergia. Allora, io direi. Mo' parliamo della partita, Sì. ovviamente. L'Apoel ha dimostrato di essere una squadra veramente insidiosa per qualsiasi altra formazione. Ma l'Anderlecht, secondo me, è una squadra che zitta zitta il suo lo fa sempre. È Esatto, bella solida come esatto. squadra, molto compatta, sa ripartire molto bene. Mi piace come crea le manovre del gioco. Motivo per cui noi diciamo che l'Apoel in casa almeno un gol lo farà. L'Anderlecht, secondo me, non starà a guardare e gli farà almeno un gol. Quindi, Entrambe le squadre segneranno, ragazzi. ecco, passiamo a Celta de Figo, Krasnodar. Allora, vorrei fare subito una precisazione. Le partite che abbiamo detto finora sono tutte delle 19. Quelle che Tanto cominceranno. se le devono giocare tutte a sto Esatto. giro. Quelle che cominceranno poi sono quelle delle 21.05. Va bene. Celta Vigo Krasnodar, come abbiamo detto, Celta 1.60, pareggio a 3.60, Krasnodar a 5.50. Allora, ti dico la verità.
Secondo me il Celta Vigo, le quote lo dicono ovviamente, le quote ce lo dicono. Parte particolarmente particolareggiata, no, avvantaggiata. Favorito, assolutamente. Penso che in Spagna faranno la differenza, anche se il Krasnodar quando dovranno giocare lì, secondo me insomma il Celta Vigo ci avrà difficoltà e sì, non poche. Però ragazzi, stati calienti spagnoli, quelli che si vedono le femmine che si toccano, si strusciano, si fanno, molto probabilmente insomma i tifosi del Krasnodar, a meno che non so de, vedranno le sugli spartiti e non vinceranno. Sì, hai capito? Uno. Okay, sì, secondo me uno, facciamola più breve. Andiamo alla partita successiva. Ok, che cosa abbiamo? Ma che gioca la stessa squadra? Sì, giocano contro squadra A, squadra B, tipo a Juventus prima del campionato. Fa Juventus A, Juventus B. Poi fanno ogni volta l'invasione dei campi al 70esimo e finisce la partita. No, al 50esimo il secondo tempo. Ecco, ok, capito così. Vabbè, allora è Gent-Genk. Ok, derby belga. Derby belga, sì. Gent a 1,80, pareggia 3,40, Genk a 4,10. Allora, mi sono studiato la classifica del campionato belga. Yes. E ho visto che stanno in classifica praticamente appaiate tra virgolette, perché il Gent c'ha 2 punti in più, ma il Gent fa più gol e non, se non mi sbaglio ne subisce di meno. Ok. C'ha una differenza di a più 13 mi pare, mentre il Genk c'ha più 1, una cosa del genere. Detto questo, secondo me il Gent in casa parte favorito, perché sacchiamo. Sarchiapone. Ma che cazzo sto a dire ancora? Stavi dicendo sarchiapone. No, sappiamo okay, che gli stati belga, soprattutto quando si va, no, gli stati, i campionati, il campionato belga, ma in generale pure seconda e terza divisioni, chi gioca in casa, sto a fare troppo lunga. Sì, sì, infatti. Chi gioca in casa parte sempre parecchio favorito, perché è trascinato dal pubblico. Io direi uno Gent. Sì, direi anche io uno Gent. Va bene. Visto comunque anche a quant'era la quota? 1,80. Ragazzi, è una buonissima. È un rischio, però secondo me a sto giro finirà così. E fu così che il Genk, squadra in trasferta, vinse 2-0. E palle al centro, ce ne frega un cazzo. Palle al centro. Andiamo con Schalke Borussia. Ok, Mönchengladbach. Quindi anche qua derby tedesco. Sì. Schalke a 2,15, pareggia 3,25, Gladbach 3,15. Allora, è molto equilibrata come partita, ma la classifica del campionato tedesco dice che lo Schalke sta parecchio, abbastanza più sopra. No, abbastanza più, scusa, più sotto rispetto al Mönchengladbach, che sta più sopra, sto ubriaco. Ah, sì, per non sì, ci sì, fare sì, caso. Okay. Ma secondo me, ti dico la verità, sì, no, secondo me, quel man c'entra un cazzo, perché sennò sembrerebbe che avvantaggerei lo Schalke. No, non fa sta faccia, oggi non c'è più a parlare. Il Borussia Mönchengladbach, secondo me, almeno un gol lo farà. Siccome il 2 viene dato a 3,15, un segna squadra trasferta, sicuramente verrà data una buona quota. E sicuramente potrebbe avvenire, perché comunque lo Schalke, sì, ma non ci frega un cazzo se fa un gol, però a voi basta un gol del Borussia e quell'evento è preso. Quell'evento sarà va bene? Sì. Andiamo avanti con Olympiakos Beşiktaş e poi andiamo alla nostra Roma. Mamma mia. Olympiakos Beşiktaş, Olympiakos 2,40, pareggio a 3, Beşiktaş 2,90. L'Olympiakos, in base a come cazzo mi pare di chiamarlo, parte Olympiakos sicuramente favorito. Non romper cazzo, parte favorito, sì. Parte assolutamente favorito, ma secondo me... Non de tanto. È un pochino, ma il Beşiktaş secondo me potrebbe andare avanti in Europa League. Tu che cosa ne dici? Io il Beşiktaş lo vedo sinceramente secondo molto, me molto se bene. La giocano qua il Beşiktaş, la qualificazione se la gioca qua, perché poi in casa sarà particolarmente favorita. La vittoria verrà data 1,65 sì e no. Di conseguenza io dico, visto che tifo per il, tra virgolette, per il Beşiktaş, perché penso che sia favorito, che potrebbe portarla a casa. Ma copriamoci con un X2. Sì, perché comunque la quota sia del pareggio che del Beşiktaş sono abbastanza alte. Non è quella favorita, copriamo. Non è quella favorita, quindi ragazzi è un rischio, perché comunque se viene data favorita all'Olympiakos dovrebbe vincere abbastanza facilmente quella. Però a sto giro io non so perché, ma mi sento X2 Beşiktaş. Andiamo all'ultima partita, la più importante dell'Europa League. Olympique Lione-Roma. Sì. Olympique a 2,40, pareggio 3,35, Roma 2,65.
leggermente favorito il Lione, come è giusto che sia perché comunque gioca in casa. Poi quando giocheremo in casa noi molto probabilmente saremo de poco favoriti. Certo. Sarà una partita difficilissima, ma la Roma dipende tutto dall'atteggiamento, perché se dimostra di aver paura, il Lione in casa potrebbe, guarda come cazzo sta questo, già ci sta a pensare, sì, potrebbe sì, fare la differenza. E Fekir e la cazzette, ci stanno parecchi giocatori. Tolisso pure mi piace parecchio. Tolisso come pure giocatore, un gran centrocampista. Non è assolutamente male. T'ha segnato Yan Gambiwa. Io spero che Yan Gambiwa ci ha segnato quando stava la Roma con noi al derby e ci ha fatto vincere. Non vorrei che a sto giro ce lo butta a noi e ci inchiappetta alla grande. Secondo me se segna non esulta. No, è probabile che non esulti. Questo è poco ma sicuro. È rimasto molto legato ai colori giallorossi. Però ragazzi miei, io vi dico la verità, secondo me la Roma è superiore. Quando gioca da Roma, la Roma è superiore. Sì, se dovesse giocare da Roma, se sì, dovesse giocare da Roma, secondo me dovrebbe essere almeno x2, cioè tornerebbe a casa almeno con un pareggio. Dirvi due secco è un'eresia, perché se parte con l'atteggiamento sbagliato, la Roma è capace di perdere 4-0 con il Lione. Esatto. Quindi, visto che siamo tifosi della Roma, a sto giro però ce la giochiamo, me ne frega un cazzo, perché dobbiamo difare per la nostra squadra che vada avanti in Europa League. Ma un gol entrambe le squadre segnano, non lo vedi male? C'ho paura, non vorrei che il Lione passa in vantaggio e la Roma non segna più. Così come c'ho paura, no, magari, che la Roma passa in vantaggio, gliene fa 4 e il Lione non segna più. Magari fosse. Non so per quale motivo, io non mi sento il gol entrambe le squadre segnano. Così come l'over potrebbe essere una partita chiusa, una partita aperta, una partita di contropiedi, una partita di studio per 90 minuti, non me la sento. Quindi, secondo me l'X2 è il risultato migliore possibile. Detto questo, i pronostici sono finiti. Sì. Andiamo avanti con che cosa? Con i saluti. Ah, con i saluti. Okay, ok. Ovviamente quei saluti mettono in difficoltà ogni volta. No, infatti mi dici che stronzate. Come al tuo solito. Like, prossimi pronostici. Li facciamo sulla Serie A, ragazzi. Li facciamo sulla Serie A. Sulla Serie A, che cosa significa? Che potremmo fare, siccome sta settimana c'è sta Juve Milan, e c'è sta Inter Atalanta, e c'è sta Lazio Torino. Non mi ricordo se in casa trasferta me sto sbagliando tutte, ma tanto sono quelle le partite. Sì, c'è esatto. Sta il derby della Lanterna, Genoa, Sampdoria, ragazzi. C'è sta tante belle partite. Volete pronostici? Ma soprattutto noi vorremmo fare sto giro anche qualche partitozza de Premier. Ci vorremmo schiaffare dentro. Che cosa ne pensate? Fateci sapere. Se arrivano 1000 like su questo video, facciamo i pronostici sia della Serie A sia della Premier League. Fatecelo sapere con un like. Quindi, commentate, condividete e iscrivetevi al canale, ragazzi. Vi salutiamo. E una piotta, no, una piotta su 100 like. 1000 like e un piottone. Ecco, un millone. Un millino e arrivano. A quanto porto ho detto? Sì, basta. Ciao.